In occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella sala Figlia di Iorio della provincia di Pescara, l'artista internazionale Flora Amelia Suarez Cardenas ha organizzato insieme al Chivani Schieti Pescara Gabriele D'Annunzio un momento di riflessione e di impegno individuale, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Oltre alla lettura di tante poesie scritte sull'argomento in collaborazione con l'associazione I Borghi della Riviera D'Annunziana, l'artista ha voluto devolvere parte del ricavato della vendita del libro Per noi donne dell'editore Marco Solfanelli della casa editrice Tabula Fati all'associazione Medea, in prima linea per l'antiviolenza, alla presenza del presidente Francesco Longobardi. Le parole dei protagonisti. Purtroppo queste violenze risalgono già da tanti anni. Io sono stata all'estero con un'associazione contro la violenza sulle donne. E purtroppo quello succede già da tanto tempo. Io ho iniziato nel 2009, per cui si può immaginare quanto tempo è passato, ma risale già da 30, 40, 50 anni fa, che prima non se ne parlava perché non c'erano tutti questi mezzi di comunicazione, invece adesso sì, se ne parla tanto. Sì, come casa editrice, ma anche la poetessa Flora Amelia Suarez Cardenas, abbiamo messo a disposizione gli utili derivanti dalla vendita del proprio libro a favore dell'associazione Medea. È un piccolo contributo, forse è una goccia nello stagno, ma noi ci crediamo come opera di testimonianza. Possiamo fare qualcosa e lo dobbiamo fare. Sì, ringraziamo sia l'editore Solfanelli sia la poetessa Flora per aver scelto la Medea TV come contributo associativo, che per noi è molto importante perché lo useremo per progetti culturali educativi per le nuove generazioni, incominciando dal basso.